Ci troviamo a Padova davanti al punto SNAI. Oggi è stata una giornata molto importante, in particolare per voi, perché doveva esserci lo sfratto esecutivo del punto SNAI da Piazzale Stazione. Invece cosa è successo? Invece è successo quello che tutti i dipendenti e la proprietà dell'Agenzia Ippica di Padova sperava, ovvero che lo sfratto il giudice ha ritenuto che non sa da fare per dei motivi molto precisi. Qui ci sono 40 dipendenti, quindi 40 famiglie che vivono di questa attività. Ha ritenuto che il punto SNAI, l'Agenzia Ippica di Padova, sia com'è un presidio di legalità e che finché la Questura, il Comune, quindi tutte le autorità non ci danno il permesso per poterci spostare in un altro luogo, qui l'esercizio non può essere chiuso perché è un pubblico servizio. Negli ultimi mesi abbiamo letto sui giornali, abbiamo sentito parlare di un'eventuale soluzione alternativa a Piazzale Stazione. In questo senso c'è una strada, c'è una soluzione o mancano ancora i permessi? I permessi mancano, cioè siamo in attesa appunto di poter avere i permessi dei luoghi che noi stiamo cercando all'interno del perimetro urbano, e devono essere dei luoghi che, questa è un'attività commerciale, e siano anche quindi remunerativi, cioè noi non possiamo permetterci di perdere un avviamento che deriva dal 1956 e dal 1991, perché noi Piazzale della Stazione siamo dal 1991, quindi noi adesso abbiamo una rosa di location e la stiamo sottoponendo non solo alla Questura ma anche alla Polizia Locale, al Comando della Locale e anche al Comune. Faremo un tavolo e tutti assieme decideremo. Come sono stati i suoi collaboratori oggi, contenti? Beh, sono stati contentissimi e io con loro, perché è una vittoria prima di tutto di chi lavora, perché c'è il diritto alla proprietà, di poter disporre di una proprietà di un immobile, ma attenzione, siamo nel 2015 e il problema del lavoro permane ed è molto importante, quindi voglio dire, Padova, la città, deve essere contenta perché abbiamo salvaguardato 40 posti di lavoro. Quando si parla del punto SNAI spesso si unisce anche quest'idea, questo senso che si ha del degrado cittadino. Secondo lei è un connubio reale, oppure se il punto SNAI si spostasse in stazione sarebbe la stessa cosa? La mia risposta è no. Noi siamo qui dal 1991, problemi di degrado in Piazzale della Stazione e qui davanti all'esercizio punto SNAI Agenzia Ippica non si è mai verificato. Dal 2006-2007 noi cominciamo a sentire nel Piazzale della Stazione problemi di degrado, di criminalità, di spaccio eccetera, però se noi vogliamo analizzare in maniera approfondita il problema capiamo che dal 2006-2007 a oggi 2015 sono intervenuti problemi nazionali e internazionali che fanno sì che le città italiane soffrano di questo problema. Voglio dire, noi siamo qui dal 1991 e la clientela non è quella di oggi, il problema sociale non è quello del 2000, del 2005, nel 2015 ci sono molti problemi ed è anche quello del degrado, ma tutta il piazzale della stazione è coinvolto, non solo davanti al punto SNAI, si parla dell'Arcella, si parla del Portello, si parla della stazione, ormai è un fenomeno diffuso e non è l'Agenzia Ippica che crea il problema lo abbiamo anche davanti alle cucine popolari, lo abbiamo davanti al Corso del Popolo, lo abbiamo anche all'Arcella, ma non è limitando gli orari delle attività che si risolvono i problemi. Le attività sono fatte per essere aperte, deve esserci continuo commercio, deve esserci passaggio delle auto, solo così noi contrasteremo il degrado, non è la chiusura delle attività mandando a casa gente che lavora onestamente. Noi cosa facciamo? Chiudiamo le attività, cioè limitiamo la gente che lavora, e invece quelli che non lavorano, va bene, possono stare per strada e fanno chiudere le attività, io non ci sto.